movimiento que yo siento, que yo siento. Ecco questo sentimiento di tormento che io sento, perché è la mia vita, perché è mi querida, e perché questo sentimento che io sento. Squadriamo, squadriamo. Perché no, ridi? Con chi è Renato? Perché ridi? E poi mi sentivo che era un po' troppo alta per voi. Ah, vabbè. Forse dovevi farla in là. Eppure questo sentimento. Vai. 3, 2, 1, 2. Abbiamo girato lì la scena tra sì. Del bagno tra Affari Ferini, no, e Gigi Alberti, no. Certo. E l'arrivo del motoscafo di Ruggero dall'altra parte. Sì. Ah, il territorio è cambiato molto Frana. Negli ultimi anni, per la Sagrada per esempio adesso è proibita, non ci si può andare. No. Dove ci andavamo al mare. Come no, altro che... E non esisteva questo locale. Okay. Era una grotta di tuffo dove dormiva Scalia, non sto dicendo. Abbiamo girato invece lì. Sì. Ritornare sui passi già percorsi in un luogo con dei personaggi, in un'altra storia, in un altro film, non è stato facile permetterlo perché bisognava fare i conti con tante cose, però era proprio questo che mi attraeva il tema del passare del tempo, mi attraeva il tema anche doloroso del fatto che due importanti personaggi del film fossero morti, due amici come Piero Natoli e Ennio Fantastichini, e che tutti quanti quei personaggi dovessero confrontarsi col tema del tempo che passa. Era agosto. Ma di che anno? Tipo un secolo fa. È venuto fuori questo racconto che, seppure cerca di mantenere lo stesso tono anche effervescente e comico da commedia del vecchio film, però accentua ancora di più l'elemento drammatico, l'elemento anche tragico. Sta per morire. Ma chi? Oh, due, tre, qua! La peculiarità di quel vecchio film e anche di questo è quello di intrecciare due romanzi familiari che hanno anche due toni diversi. Il tono, diciamo, tragicomico disperato della famiglia Mazzalupi. Ma questa non è una vacanza, è una missione, lo sai? E il tono dolente, malinconico, ironico e triste della famiglia Molino. Sandro. Chi siete? Sandro. Chi sono? No, vabbè, a culo. Le vecchie generazioni, cioè noi, quelli sopravvissuti, diciamo, sono un po' balconci. Il mio personaggio è stato colto da una malattia abbastanza grave. Quindi il figlio cerca di fargli rivivere un'estate tipo, insomma, un po' per riportargli e fargli un ultimo regalo e riportarlo nei luoghi dove lui era stato giovane, insomma, dove questo figlio era stato anche concepito. Una cosa voglio dire, un elemento che può essere bene tutta la prospettiva di tutto è che il tempo. È l'ultima volta di tutto, cioè non c'è tempo. Esatto, per entrambi. È l'ultima volta, magari l'ultima volta che vedo lui, l'ultima volta che vedo Polaro, certo, l'ultima volta che vedo Lisa, l'ultima, certo. Cioè non è che c'è poi un'altra occasione. Eh no, è l'ultimo Ferragosto per Sandro. Questo cambia, insomma. Questa vena malinconica c'era anche nel primo, qui la vena malinconica è diventata forse una così una. Tragica, diciamo, perché qui si sente quasi odore di tragedia, ecco, laddove c'era così la malinconia, anche un po' di disincanto. Qui invece c'è la constatazione di un mondo che è sfuggito totalmente alla comprensione di coloro che hanno ostinatamente continuato a credere in certi ideali.
Ma che state facendo? Dove avete l'autorizzazione per questo scemo? Sandro, non ti arrabbiare. Qualcuno vada subito su. Sandro, non ti accettare. Andate dai carabinieri, fate una risposta, dite che faccio un casino. Che ci sentono fino a Bruxelles. I molino alla fine appaiono come un elemento di totalmente legato solamente al passato, a valori anche meravigliosi, se intendo, insomma, come quelli della Costituzione, dei diritti civili, una visione del passato antica che non trova il modo di affermarsi nell'Italia contemporanea. Mentre i Mazzalupi in qualche modo hanno trovato un modo di stare al mondo, che poi nasconde ampiamente tutte le loro anche tragedie, amarezze, e questo poi alla fine la cosa che forse accomuna le due famiglie, che fa sia del primo Ferragosto che di questo altro Ferragosto, forse vengono uniti poi da una sorta di infelicità comune. Ecco. Emerge l'ascolto. Perfetto. Merci. Grande spazio, potete passare? Grande la mela! Oh. 30. Che sobrietà. La figlia di Mazzalupi viene per sposarsi con il suo fidanzato Cesare. Un matrimonio disfunzionale, di un matrimonio tossico tra una donna e una ragazza in realtà incapace di farsi amare e che accetta anche di sposarsi con una persona che probabilmente ha capito che neanche la ama. Quel sì deve essere commovente. Quello che farai nel film, ci metterai un tempo sospiro e ti dico, se ti viene la lacrimuccia, io sono felice. Cioè c'è dentro tanto dolore, se vuoi ti carico un attimo, non te lo dico adesso, vengo un attimo prima e ti carico un pochetto. Ti dico 6-7 parole. Chiave. Per cui è commossa, cioè incredibile. Mi hanno voluto, qualcuno mi ha voluto. Sì. E adesso che siete marito e moglie potete darvi un bacio. Viva gli sposi! Sono sempre un momento in agili, no? Viva gli sposi! Marisa è sempre quel personaggio lì, quindi è una donna che è sempre alla ricerca, nel suo piccolo, che è tanto, di essere felice, ma insomma sembra che sia invece un obiettivo quasi impossibile da raggiungere, quindi è sempre lei qua alle prese con un problema grande, che è quello di avere il terrore di avere una nipote che si sta sposando, appunto Sabrina Mazzalupi, e che probabilmente non vede felice, quindi non vorrebbe che così la storia si ripetesse, così come è stato per lei, e quindi ha questo problema in più. Tu pensa, ma lo sai che una volta ho provato anche a scriverti in DM? Beh, ma avrai il tuo social media manager. Ma dove stanno ste benedette bomboniere? Che va? Hai capito? Lei ama lui, mica lo stronzo. Ma chi? Sabri! Ma da guerra. Ma da sempre, sta zitto, fammi sentire. Questo è un film dialettico, dove si mettono in scena due modi di guardare la vita, due modi di stare al mondo, di parlare. E in questo modo c'è questo effetto, anche musicale. Quelle voci e quelle altre voci, quel lessico e quell'altro lessico, quel ritmo e quell'altro, quei desideri e quegli altri. Ecco, intrecciandoli, si incrociano solo in poche e polemicissime circostanze. Qua dietro, venite, mettetevi qua. Quindi questo è il tavolo dei familiari e la torta. Dammi la favore di quella macchina lì che ti metti. C'è un fotografo in sala. Ho detto che ci addormenteremo abbracciati perché sei l'unica donna che c'è. Grazie di esistere, numero uno. Tanta serenità e salute. Scusate, non volevo turbare la letizia di questo momento. Ma quel rudere che avete abbattuto era importantissimo per la storia di questo paese. Gli invitati verranno tutti a sentire questo momento. Non sarete neutrali, inerti,
Ma parteciperete? Vai avanti. C'è davvero bisogno che vi ricordi quello che è successo su quest'isola? Le migliori menti della loro generazione venivano portati qui in manetta solo per le loro opinioni. Ingegnere, vuoi dire una parola a te che si parlo io, se no? Io dico che non è il caso di dividerci in questo giorno di letizia. Siamo tutti concittadini italiani, anzi invito tutti i presenti a fare un bel brindisi al nostro tricolore. Viva l'Italia! Grande paese, grande paese. Lavorare con Paolo è stato intanto un onore, perché è un regista che io stimo tantissimo. Quindi dopo mio padre, che era un altro bravissimo maestro di recitazione, ho trovato che Paolo, che non lo freghi, se tu reciti e vai avanti per stereotipi, lui se ne accorge subito e ti dice: non recita, cerca di essere il più vero possibile, non farmi ridere, oppure adesso fammi ridere. Siamo stati un esempio per tutto il globo terracqueo. Abbiamo sopportato il lockdown senza un lamento, ma cantando dai balconi. Abbiamo sopportato tutto, Green Pass, mascherine, 4 dosi di vaccino, vero caro? Che cazzo vuoi da me? Io non ho fatto. Anche troppo, anche meno. Anche meno. La grande capacità di Paolo di descrivere l'umanità nei suoi aspetti peggiori, ma sempre con una grande compassione, una grande ironia, quel senso di malinconia distaccato che ti fa riconoscere in quell'umanità devastata e ti fa riflettere su quello che sei mentre ne sorridi. Vi presentate in ciabatte al matrimonio nostro e ci venite a fare la lezione di cosa si può fare, cosa si può dire. Vero! Aspetta. Ci saremmo rotti un attimino di questa dittatura del politicamente corretto, di voi professoroni radical chic. Ha detto radical chic. Se permettete, noi siamo qui per fare una bella festa, per passare bene tutta questa bella gente che è tutta per noi. Bravo, dai, bravo. Dai, Manolo, facci cantare! Come allo stadio! Hai bisogno di me. Sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. So di aver mescolato un cast di interpreti dalla verve comica e anche però dall'intensità drammatica. Cast nutritissimo, ricchissimo, tra l'altro di attori eccezionali, formidabili, alcuni quelli della vecchia guardia, intendo quelli che parteciparono al vecchio film, ancora più in forma dell'epoca, e tanti nuovi ingressi formidabili. Per fortuna che c'è sta Marisa e i familiari che mi sostengono in questo momento difficile. Ah, il fallimento è una stato che? Di uno stato di grazia. Non ci sa più niente da perdere. Oddio, mi gira tutto. Sosteniamoci, bello, bello, bellissimo. Ce la dice. Aspetta, prima c'è il sostegno. No, l'ha detto lui. Non era qui il bacio? A chi lo dice, abbracciamoci. A chi lo dice? Abbracciamoci. Dopo il mio abbracciamo. Ah, sì. Mi gira tutto. Che fa? Ma è mancata? E qui abbracciamo. A chi lo dice? A chi lo dice, devi dire. Mi gira tutto. A chi lo dice? Abbracciamoci, ingegnere. Sosteniamoci. Puoi ripartire? Sì. Oddio, scusa. Oh, perché mi baciano tutti? Oddio, scusi. E vado di qua. Vai via di là. È un'emozione grande, perché davvero adesso non voglio fare la sentimentalona. Quale sono, però, diciamolo, non bisogna vergognarsi, però stare nella villetta bianca dei Mazzalupi è commovente e mi fa effetto. Stare lì e stare con quei personaggi è emozionante. Mi sembra una cosa proprio bella, perché penso a me sul divano che consumo la cassetta e poi eccomi qua, è molto bello e tenero.
Se c'è qualcuno di questo gentile pubblico che vuole fare una domanda al maestro. Ah, qui c'è una domanda. Prego. Niente, volevo dire, mi devo alzare. Sì. Buonasera. Volevo dire al regista che sto film è piaciuto tanto. Cioè, mi sono persa all'inizio, però da quando ho visto io, ammazza, mi ero pure seduta per sbaglio qua perché non mandava più da camminare, mi ero stufata. Invece, bello, 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 complimenti. No, un attimo. Sto film è bello perché ci dice una cosa fondamentale, che la vita è una merda. Rispetto al giovane Paolo, non è per dire, non voglio insultarlo sull'età, è solo perché era tanto giovane, quindi bravissimo perché da così giovane ha scritto quel capolavoro di Ferie d'Agosto. Lì era lui per primo che diceva: non ci stiamo capendo un cazzo, per citare Ennio Fantastichini. Tutti quanti, ma con anche un po' un sorriso giovane e di forse anche un po' di fiducia nel futuro. E qui invece sento la scrittura dell'uomo maturo, e di tutti questi anni che sono passati, e dello sguardo nei confronti di noi e di questo paese, e forse racconta anche un po' le speranze tradite di un giovane, che aveva scritto Ferie d'Agosto. Anch'io mi sono opposto a un'alleanza con questi nuovi demagoghi cialtroni che però magari portavano qualche voto, sono in sintonia con il sentimento popolare, che sono stato un purista, un elitario. Ah, ok. Ma non è vero, ma non è vero. Io voglio tantissimo bene a tutti. Non è vero, io voglio tantissimo bravo, bene anche a tutti. Questo tono caldo, eh? Ah, ok. Ok, un po' da sogno irreale, un po' così. Okay. Vabbè. Che non sai vivere, to him more strong, really, to like, che non sai vivere the cheese, like, or like no, more dolce, with sweet, the sweet, 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 che non sai vivere. Buongiorno. Presidente, il vecchio compagno qui si diverte a canzonarmi. Lei ancora non lo sa, ma vedrà che meraviglia. Una notte di luglio al Santiago Bernabeu, non ci prendono più. Non ci prendo, faccio e voi, un po'. Sì, sì. E voi vi guardate fra di voi, lo guardate. Ma c'è anche di Vittorio, del Racini, Pietro Secchia. Ma io sono contento, mi sarai, sarai lontano, sarai lì. Un po' di Colorni, Spinelli. Sì, il tema del passare del tempo, della caducità della vita, diciamo della morte, proprio della morte biologica. In questo film si intreccia anche con un'altra cosa, che è un tema che riguarda la memoria. E quindi anche il tema della morte, della memoria e del racconto fondativo della storia di questo paese. Abbiamo provato a farlo in un modo soprannaturale, magico quasi. Cioè in questo film ci sono dei fantasmi a un certo punto. Vai, ci provo. Stai attento, eh. Qui c'è Pertini che tira fuori le armi dalla. Sì, sono. Eccolo, che tira fuori le armi dalla cassa e le distribuisce. Dai, c'è da organizzare la resistenza, dobbiamo liberare un paese allo stremo. Servono persone di buona volontà, come te, Morino. Sì. Dai, compagno, non c'è. Cioè, lui dice che bisognerebbe lasciare spazio al dialogo, ai negoziati, no? Fare lavorare la diplomazia. Beh, devo dire che un po' anch'io su questo tema. Che contentone. Ma questo in effetti faceva molto ridere. Molto spassoso, molto spassoso. Mamma Massina. Oh, andiamo. Andiamo. È molto bello nell'isola questo tratto, questa galleria qua. A me piacerebbe tornarci per un altro film, per la terza volta, per raccontare davvero gli anni 30-40 qua, quando appunto quasi 1000 matti, tra cui le menti migliori di quella generazione, furono portati qua in manette e che insomma diventarono, nonostante la loro condizione di privazione della libertà, nutrirono le idee che avrebbero
poi edificato il futuro del dopoguerra. Vedi, adesso ci sono i selfie, no? A Ventotene. Cioè, questo è l'angolo dei selfie.